Dunque, iniziamo la prima ora di oggi parlando ancora di diagrammi delle classi, facendo un po' di esercizi per cercare di consolidare un po' ciò che abbiamo detto la settimana scorsa. Avrete ancora un secondo laboratorio la settimana prossima sempre di diagrammi delle classi. Io proporrei di completare l'esercizio che avevamo iniziato la volta scorsa, adesso che sappiamo un pochino di più che possiamo completare e magari cercare di migliorare, e poi eventualmente o iniziamo un altro esercizio, o se avete delle domande specifiche o dei dubbi che sono emersi durante il laboratorio di ieri, possiamo vederli insieme. Poi nella seconda ora invece andiamo avanti su argomenti un pochino più generali. Io tendo a lasciare l'ultima ora del giovedì per argomenti, diciamo così, un pochino più teorici, quando siamo già un pochino più stanchi, è più facile trattare gli argomenti più discorsivi. Ok, allora, noi la settimana scorsa eravamo arrivati a questa soluzione parziale come diagramma delle classi per il problema delle vaccinazioni. Quindi abbiamo il diagramma delle classi che di fatto si centra su due classi principali che sono figlio e vaccino. Noi dobbiamo descrivere questi figli, questi ragazzi che devono essere vaccinati. Abbiamo delle informazioni che sono relative al figlio. Vedete che nella classe figlio non compare nulla relativo ai vaccini, sono informazioni sue, personali, private, diciamo così, di proprietà della classe stessa. E così come abbiamo la classe vaccino che descrive appunto il nome, la tipologia e l'età massima entro cui questo vaccino deve essere compiuto. E poi, adesso abbiamo una terminologia anche un pochino più ricca, questa classe vaccinazione che la riconosciamo adesso facilmente come classe intermedia. No? C'è una relazione tra figlio e vaccino che è intermediata da una classe che contiene delle informazioni in più. E quindi abbiamo questa classe di vaccinazione che dice che una certa data, un certo figlio, cardinalità 1, effettua un certo vaccino, cardinalità 1. Quindi in quella data sappiamo esattamente qual è il vaccino che è stato fatto a chi. Dicevamo, se in quel giorno vengono 10 bambini, avremo 10 istanze della classe vaccinazione, ciascuna delle quali che avrà la stessa data ma avrà una relazione con un figlio diverso e poi con lo stesso vaccino, con vaccini diversi, dipende da che cosa devono fare questi ragazzi. Adesso possiamo chiederci se questa classe di vaccinazione abbia senso che sia così, oppure sia meglio, sia più opportuno usare un'association class. Quando abbiamo fatto questo diagramma non conoscevamo ancora queste cose, quindi non ce lo siamo potuti chiedere all'epoca, perché vedete che è chiaramente una classe che mappa una relazione molti a molti. Dato un vaccino ci sono molte vaccinazioni di un figlio ciascuna, e dato un figlio ci sono molte vaccinazioni di un vaccino ciascuna. Quindi una relazione molti a molti tra figlio e vaccino mediata da una classe intermedia, no, lo vediamo per queste due cardinalità fisse a uno da quell'altra parte. Allora, noi sappiamo che queste relazioni qua, molti e molti, in cui ho delle informazioni aggiuntive, le possiamo o modellare con la classe intermedia o modellare con la classe di associazione. Qual è la differenza principale? Le due differenze principali che ci permettono di decidere se è una classe intermedia o una classe di associazione sono: uno, la ripetibilità di una determinata coppia, e l'altro, la partecipazione della classe intermedia ad eventuali altre relazioni. Alla fine sono questi due criteri. Allora, la ripetibilità ha senso per un figlio fare lo stesso vaccino due volte? Farlo 0, farlo 1 ha senso. Ha senso farlo 2? Dipende. Dobbiamo approfondire un pochino come intendiamo con vaccini. Perché ci sono dei vaccini che sono predisposti per una inoculazione singola, vai ti fa una puntolina da casa, ci sono vaccini che invece richiedono una serie di inoculazioni diverse. Allora,
per come è modellata questa classe, nome, tipo, età, dove il tipo dovrebbe essere appunto il tipo di inoculazione, vuol dire che se il vaccino, a me viene in mente il tetano che ha bisogno di tre richiami, deve essere composto da tre richiami, avrò tre istanze della classe vaccino, che si chiameranno come nome tutte e tre tetano, 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 ma il tipo sarà prima iniezione, primo richiamo, secondo richiamo, il tipo. Quindi in quel caso si tratterebbe di più vaccini diversi, in realtà per la stessa malattia, per lo stesso virus, ma con vaccini distinti tra di loro, avranno diciamo, un codice a barre diverso, avranno un farmaco diverso che iniettano, eventualmente un'età diversa consigliata. Allora, nel caso in cui abbiamo delle vaccinazioni che richiedono un ciclo di più inoculazioni, allora queste verranno rappresentate come se fossero tanti vaccini separati tra di loro, che casualmente sono relative allo stesso virus o alla stessa malattia. In quest'ottica non ha senso fare due volte lo stesso vaccino, nel senso che quando facciamo un vaccino i due richiami sono vaccino come classe diversi, oggetti diversi da questo vaccino. Vedo facce un po' dubbiose. Oh, non vi ho convinti. No. Proviamo a vedercela nella rappresentazione tabulare. Noi possiamo avere un figlio 1 figlio 2 che sono varie istanze della classe figlio, e poi per come abbiamo rappresentato i vaccini possiamo avere più vaccini nome, tipo, età. Quindi noi possiamo avere un vaccino che è appunto il morbillo, che ha un tipo unica da fare entro, non so, invento, 3 anni, non ho idea. Poi posso avere la vaccinazione, che ne so, per la pertosse, ammesso che esista, che anche qua è una vaccinazione unica da fare entro i 6 anni. E poi, come dicevamo, abbiamo il caso del tetano, che deve avere una prima inoculazione entro i 4 anni, una seconda entro sempre i 4 anni e supponiamo, mi sembra che la terza si faccia 6 mesi, un anno di differenza, quindi mettiamoci un anno in più. Quindi abbiamo rappresentato 5 vaccini, quindi abbiamo visto anche se la nostra classe vaccino contenesse 5 elementi diversi, distinti con i valori dei suoi attributi, nome, tipo e età. Allora, su questo schema ci chiediamo le cardinalità. Allora, un determinato figlio può avere più vaccinazioni? Beh sì, certo. Magari lui ha 4 anni, quindi ha fatto questa e quest'altra. Quest'altra è un pochino più grande, le ha fatte tutte. Quest'altro per qualche motivo non poteva fare quella sul morbillo, ma ha fatto queste altre 4. E così via. Questo è appena nato, non ha ancora fatto niente. Ma esiste lo stesso. Quindi sul fatto che ci sia una cardinalità, uno a molti, da figlio a vaccino, e anche da vaccino a figlio, ma questo è più semplice, è ovvio perché sulle righe mettiamo più di una X e sulle colonne mettiamo più di una X. Il dubbio che ci veniva è possibile che dopo che questo figlio abbia fatto la vaccinazione del morbillo, debba fare di nuovo la vaccinazione del morbillo?
Perché ci facciamo questa domanda? Perché se lo deve fare di nuovo, se dobbiamo permettere che lo faccia di nuovo, questa modellazione con la classe intermedia va bene. Se dobbiamo impedire che lo faccia di nuovo, invece sarebbe più opportuna una modellazione con la classe di associazione. Allora, nel caso, avendo modellato così, in questo modo, il vaccino, direi che non è possibile ripetere. Cioè, quei vaccini che richiedono più somministrazioni sono rappresentati come se fossero vaccini diversi. Un pochino ci stiamo perdendo un po' di informazione. Ci stiamo perdendo informazione che questi tre fanno parte dello stesso piano vaccinale. Lo riconosciamo solo perché hanno lo stesso nome, perché casualmente si chiamano allo stesso modo, però sono operazioni, diciamo così, mediche distinte tra di loro, e una volta che è fatta una non ha senso rifarla. Allora, in questo caso poi sistemiamo l'aggregazione dei tetani. In questo caso quindi vorremmo impedire, non ha senso che lo stesso vaccino debba o possa essere ripetuto dallo stesso figlio. Allora, noi rappresentiamo le stesse informazioni però sotto forma di classe associazione. La classe associazione in asta si richiama con questo simbolino qua, che si vede che c'è una classe appesa, sembra un po' una funivia, una classe appesa a un'associazione, in cui rappresentiamo esattamente la stessa informazione. La possiamo chiamare vaccinazione, la chiamo solo vaccinazione perché non posso avere due cose con lo stesso nome, scusate, ho fatto casino, e qua ci metterò la data e gli effetti. E questa sarà una relazione effettivamente molti a molti, zero molti, zero molti. Se è un richiamo dello stesso vaccino, io in questo modo lo devo rappresentare come un vaccino diverso. È un vaccino diverso con lo stesso nome, relativo allo stesso tipo di malattia. Però sarà diversa la data. Sarà, la data sarà sicuramente diversa perché il richiamo avviene in un giorno diverso, sicuramente. E quindi è come se fosse un'istanza diversa? È come se fosse un'istanza, io mi collego, quando ho un vaccino che richiede tre richiami e io avrò tre classi diverse, ciascuna delle quali mi collegherò una volta sola e in quella volta avrò la data in cui avviene e gli effetti che ho riscontrato in quella data specifica. Per esempio, il vaccino influenzale, cioè nel senso lo stesso tipo che però viene fatto a donna. Ok, lei ha tirato fuori una cosa più complicata perché parla di vaccino influenzale, che è un vaccino che si ripete ogni anno, no? Si può ripetere ogni anno. In realtà non è mai lo stesso ogni anno lo costituiscono sulla base, lo costruiscono sulla base. Il fatto cosa succede? Che da noi creano un vaccino che è basato sui virus che si sono scontrati nel semestre precedente nell'altro emisfero. Okay, allora questo virus probabilmente arriverà da noi, allora proviamo. Quindi ogni volta lo possiamo pensare come vaccino influenzale 2017, vaccino influenzale 2018, vaccino influenzale 2019. Altrimenti diventerebbe in crisi. Sì, in realtà lo metterebbe comunque in crisi, perché ad esempio il tetano dura solo 10 anni, poi devi ricominciare da capo. Non con un richiamo, ma con una... Vabbè. Qui stiamo parlando però delle vaccinazioni obbligatorie infantili, che è un caso specifico, normato da questo sistema informativo. Se qualunque aspetto della realtà, se ci pensate troppo, vi accorgete che è più complicato, sempre. No? Più ci pensate, più diventa complicato.
Allora, lei mi chiede, a questo punto, visto che l'ho fatta tutte e due, se sono tutte e due corrette o una è giusta e l'altra sbagliata. No, sono, direi che è corretta questa con la classe, con la classe di associazione, mentre quella con la classe intermedia non ha motivo di esistere. Nel senso che permette, dico quasi che è sbagliata, dico quasi perché poi vi spiego il perché, ma la considerare sbagliata perché permette un caso che in realtà non si deve verificare. Permette il caso in cui tu vai tre volte a fare il vaccino del morbillo, in tre date diverse ma lo stesso vaccino. E questo non lo dobbiamo permettere, non è previsto, non deve succedere. Quindi in questo caso è più adatta, diciamo così, a rappresentare la realtà la classe di associazione. Poi uno può dire, no, ma io metto lo stesso classe intermedia, perché mi serve per altri scopi? Perché magari voglio collegargli delle relazioni da altre parti, che adesso voglio ricordarmi qual è il medico che ha fatto con la vaccinazione. Allora, se voglio sapere qual è il medico che ha fatto la vaccinazione, lo collegherò da qualche parte con una classe medico e per fare questo collegamento mi serve che vaccinazione sia una classe vera e propria, non solo un'associazione. E allora scelgo tra i due mali il male minore. Collegherò con la classe medico perché è un'informazione che mi serve, non in questo esempio, non in questo esercizio, e accetterò che quella cosa stia modellando delle condizioni che nella realtà non si devono verificare. Il modello è sempre un'approssimazione, nel senso che poi per fare in modo che quelle situazioni non si verifichino sarà la logica di business del sistema informativo, il livello superiore, che farà in modo che non accada. Ma il modello dati in teoria potrebbe permettere una cosa che non ha senso. Quindi se ho dei motivi per cui questa deve essere una classe, perché mi serve che sia classe come in questo caso, va bene, accetto che sia una modellazione imperfetta della relazione tra figlio e vaccino. Se invece mi serve solo per la relazione figlio e vaccino, uso la solution class che calza a pennello. Quindi in questo caso, per toglierci i dubbi, togliamo. E a questo punto possiamo fare un ragionamento, la sposto di qua, possiamo fare un ragionamento anche sulla classe esenzione, che è abbastanza imparentata con quella della vaccinazione, no? In cui diciamo un figlio per qualche motivo deve essere esentato, non perché gli gira, ma perché per motivi medici, deve essere esentato rispetto a una certa vaccinazione. Quindi il medico, diceva il testo dell'esercizio, che so, vado a memoria, diceva che il medico collegandosi al sistema genera un codice di esenzione univoco e questo codice identifica il bambino e il vaccino, codice che la famiglia non si può inventare, ma deve darglielo il medico, che viene generato diverso per ciascun bambino e diverso per ciascun vaccino di quel bambino. E la famiglia per certificare di essere esente deve andare nel sistema e inserire questo codice di esenzione. Questo codice registrerà il fatto che quel figlio è esente per quel vaccino. Allora, l'esenzione è anche qua una relazione tra figlio e vaccino. È analogo alla vaccinazione, cioè o tu sei andato a farti la punturina o sei andato a farti il codice, detto in modo molto brutale. Sono due strade alternative. La differenza è che effettivamente invece del codice di esenzione mi interessa sapere chi l'ha generato, il medico. E quindi una soluzione basata su una classe di associazione non mi va bene. Non potrei trasformare l'esenzione nella classe di associazione, se no poi non posso più legarla al medico. Allora la tengo come classe normale. Così e così e così. Io so che una determinata esenzione viene generata da un medico, quindi un medico che genera un codice di esenzione, questa esenzione al suo interno conterrà un certo codice,
e un medico può generare molti codici di esenzione, ovviamente in casi diversi, per bambini diversi o per vaccini diversi, ma ogni codice di esenzione sappiamo esattamente da quale medico è stato generato. Quindi abbiamo una cardinalità 1 lato medico e molti lato esenzione. Dato un codice di esenzione, quanti sono i medici che l'hanno generato? 1. Per sapere di chi è la responsabilità. E invece sul lato figlio e sul lato vaccino abbiamo una solita rappresentazione molti a molti con questo intermedio, cioè esenzione di un figlio per un vaccino. Questo codice vale solo per quella coppia bambino-vaccino. Quindi abbiamo un 1 e un 1. E abbiamo un dove è andato? Molti. Molti. Quindi vuol dire che questo bambino può avere su di sé molti codici di esenzione, ciascuno dei quali lo esenta da uno specifico vaccino. Allora, questo diciamo, potrebbe già essere la versione finale, poi ho voglia di ragionare su due varianti possibili. Ciò che è rimasto fuori dagli atteggiamenti della scuola. No? E cosa ci diceva il testo e perché abbiamo tirato fuori, dato in ballo questa classe scuola? Il testo ci diceva a un certo punto che il preside, insomma, il responsabile della scuola può collegarsi a questo sistema informativo e verificare che i figli, i bambini che vogliono iscriversi a quella scuola siano in regola con le vaccinazioni. Quindi tipicamente il responsabile della scuola metterà dentro il codice fiscale del bambino e il sistema gli dirà ok, io verifico che per tutte le vaccinazioni la cui età prevista sia minore o uguale dell'età di questo bambino, quindi per cui l'età massima è già passata, lui è già più grande rispetto all'età massima a cui deve farlo, ci sia o il registro della vaccinazione oppure un codice di esenzione per ciascuno di questi vaccini. Di chi sia questa scuola? Che informazioni ho per quelli di questa scuola? Nessuna, non mi serve nessuna di queste informazioni. O meglio, di sicuro se la scuola si deve collegare al sistema ci sarà un login e una password con cui questa scuola si collega. Ma così come anche la famiglia, i genitori avranno un login e una password con cui collegarsi, così come anche il medico avrà un login e una password con cui collegarsi. Io questi aspetti non li voglio modellare qui, perché non hanno a che fare con i dati con cui il sistema lavora, ma semplicemente col meccanismo di autenticazione al sistema, cioè come fare ad accedere al sistema. È ovvio che qualunque utente che debba accedere al sistema in qualche modo dovrà certificarsi, dovrà autenticarsi, però non andiamo a mescolare l'aspetto funzionale, cioè quali sono le informazioni con cui il sistema lavora e come si lavora, con un meccanismo di autenticazione che al giorno d'oggi si fa con le password e dopo domani si farà con la scansione della retina o chissà come. Quindi cerchiamo di non mescolare mai i dati su cui il sistema lavora con gli utenti che accedono al sistema e quindi il meccanismo di accesso di questi utenti al sistema. Magari il medico ci deve mettere dentro la smart card sua per poter accedere al sistema e quindi non ha neanche la password. Ecco, queste informazioni qua non le mettiamo. Andiamo a recuperare questo, l'informazione di chi accede al sistema, lo andremo a recuperare quando parleremo di processi e di casi d'uso, dove effettivamente vediamo la visione operativa del sistema e vediamo chi fa le cose, chi è responsabile delle variazioni.
delle varie azioni. Quindi in questo caso, se per un determinato concetto ci accorgiamo che l'abbiamo messo dentro solamente perché c'è un attore che compie delle azioni, ma in realtà chi sia questo, le informazioni su questa scuola non ci servono e non ha nessuna relazione con il resto, allora non è un concetto su cui questo sistema debba ragionare. È semplicemente un tipo di utente che potrà fare cose su questi concetti. Quindi, di nuovo, è una frase che avevo già detto, ma adesso la riprendiamo via via, ogni volta la capiamo meglio. Qui mi interesserebbe eventualmente modellare le informazioni a proposito del figlio, le informazioni a proposito della famiglia, le informazioni a proposito della scuola, ma non la famiglia, la scuola, il figlio, come persone che fanno cose. Questo lo vedremo nel modello di processo. Ok? Diverso sarebbe se il mio sistema dovesse gestire anche l'informazione su in quale scuola va questo bambino. Allora sì, mi servirebbe l'informazione sulle scuole, allora dovrei avere un catalogo di tutte le scuole e poi la relazione che mi dice uno a molti in quale scuola va quel bambino e quali sono tutti i bambini che vanno in una certa scuola. Ma questo non mi è richiesto. Mi sarebbe richiesto se sul testo ci fosse scritto che ogni preside può vedere solamente i bambini iscritti alla propria scuola. E che vorrebbe dire che il sistema deve sapere quali sono i bambini iscritti alla scuola. Questo non è specificato, forse in un sistema vero dovrebbe esserlo, ma qui non è specificato, non facciamoci del male, semplifichiamo anche noi. Quindi questa è una classe che non è collegata a nessuno, non ha informazione di suo, via, non serve. Per lo stesso motivo per cui dentro famiglia non ho messo login e password, dentro medico non ho messo login e password. Dentro medico avrò bisogno di un'informazione per identificarlo, che ne so, potrebbe essere un codice dell'iscrizione all'ordine dei medici, ecco. Ma non è il codice con cui lui fa il login, semplicemente qualche cosa che mi permette di identificarlo, di distinguere l'uno dall'altro. Ok? Poi, dicevo, due ragionamenti collaterali mi vengono da fare su questo esempio. Uno è riprendendo questo senso di disagio che avevamo, no? Qua su questi vaccini, che in realtà sono diversi ma sono anche lo stesso. Cioè sono diversi vaccini che fanno parte di un'unica, non so come chiamarla, diversi momenti che fanno parte di un unico vaccino. Che cosa ho detto? Che fanno parte. Cioè è la tipica relazione parte di. C'è un concetto del vaccino per il tetano che è composto di più parti, ciascuna delle quali è uno specifico che abbiamo chiamato vaccino. Allora, se vogliamo rappresentare anche questo, lo possiamo rappresentare facilmente aggiungendo un'altra classe e che possiamo chiamare, mi mancano i nomi, allora questo qua lo possiamo chiamare inoculazione e quest'altra invece diventa vaccino, dicendo esplicitamente che il vaccino ha un nome, che è quel nome della malattia, che è fatto di tante inoculazioni, ciascuna delle quali avrà un tipo di inoculazione e quell'inoculazione specifica è consigliata per una certa età. E qui possiamo avere la relazione di parte di, se riesco a trovarla, è qua col rombo. Non mi ricordo mai il rombo, sì, me lo metto da questa parte qua. Dove chiaramente un vaccino è composto di più, può essere composto di più parti, da una a più inoculazioni.
Allora così ci rende tranquilli l'informazione che il vaccino del tetano è uno solo, io l'informazione esplicita che quel tetano sarà composto di 3 inoculazioni, ciascuna delle quali ho una tipologia e un'età. E quindi questo atto del vaccinare avviene relativamente alla singola praticamente inoculazione, ovviamente. Non devo fare l'errore di portare questa relazione su vaccino. No. È sempre una relazione non ripetibili, cioè la singola inoculazione non si può ripetere. È chiaro che se ho 3 inoculazioni dello stesso vaccino, in qualche modo si ripeterà il vaccino, ma non è la relazione col vaccino. Mentre invece magari per esenzione sì, perché se io sono esentato da una certa vaccinazione, ovviamente se quella vaccinazione è fatta di 3 pezzi, dovrò essere esentato da tutti e 3 i pezzi, non ha senso esentarmi solamente dal primo o dal richiamo, no? Non funziona. Allora in questo caso avrò l'esenzione per tutto il vaccino. Se questo è composto di più parti, in automatico sarà esentato da tutte le sue parti. Quindi in questo caso il nostro file Excel si modifica, nel senso che io avrò le mie classi unica 3, unica 6, unica 4, eccetera, e poi avrò un collegamento, il tetano ce l'avrò una volta sola, e poi avrò un, vediamo se trovo le cose che sto cercando, sì, qualcosa che mi dice questo è un'inoculazione del morbillo, questa è della pertosse e queste 3 sono tutte e 3 del tetano. Dove questa riga sono la classe vaccino, sono 3 istanze della classe vaccino. Questa riga sono 5 istanze della classe inoculazione. E quelle frecce blu sono le occorrenti della relazione parte D tra inoculazione e vaccino, dove ovviamente in un senso, dal basso verso l'alto, la cardinalità è 1, perché possa essere parte solo di un vaccino, al contrario dal basso verso l'alto è possibile avere una cardinalità multipla, cioè il tetano, dall'altro lato della relazione trova 3 inoculazioni diverse. Per via andata. Questo è un modello sicuramente più accurato, più preciso della nostra situazione. È richiesto, è necessario, forse era un livello di dettaglio forse eccessivo, no? Rispetto a quanto era richiesto nel testo, però sicuramente se potessi dire questa versione più giusta di quella precedente, anche se anche quella precedente l'avrei considerata valida. Il testo non entrava troppo nel dettaglio su questa relazione, quindi dipende un po' da quali aspetti noi cogliamo nella relazione, se andiamo in una direzione o in un'altra. Un'altra cosa molto diversa che si sarebbe potuto fare, me ne faccio solamente un pezzo in un diagramma a parte, e tra l'altro mi permette di raccontarvi due cose su Ashta. Io avrei potuto modellare la relazione tra figlio e inoculazione cercando di generalizzare rispetto al tipo di relazione. Cioè a un certo punto prima ho detto, ma sì, ma l'esenzione poi alla fine si comporta come la vaccinazione, no? O l'una o l'altra, ma dal punto di vista logico sono la stessa cosa. Una è una puntura, l'altra è un codice. Con delle varianti ovviamente, perché qui ho dei codici, qui ho delle date, qui ho delle relazioni, ma hanno una parte comune e una parte specifica. Allora questo potremmo pensare di usare il concetto di generalizzazione, no? Di dire che tra figlio e inoculazione c'è una relazione di soddisfare, cioè il figlio soddisfa il requisito di una certa inoculazione,
lo soddisfa attraverso una vaccinazione o attraverso un'esenzione. Allora, adesso lo disegno come alternativa, perché non voglio pasticciare questo, in un altro foglio. E quando ho più diagrammi delle classi, dove compaiono le stesse classi, non devo creare nuovamente le classi, ma la vado semplicemente a prendere da qua. Figlio, che fai? E inoculazione. Adesso lui purtroppo vuole essere più furbo e si porta già dietro le relazioni. Ci dobbiamo abituare che quando facciamo più diagrammi stiamo guardando più viste della stessa cosa. Quindi una certa informazione che disegno, se in un diagramma disegno che c'è una relazione tra figlio e inoculazione, e quella relazione esiste indipendentemente dal fatto che io la classe figlio ce l'abbia in un altro diagramma e dove non la disegno più. Esiste e basta. No? Ve ne accorgete, ad esempio, se cercate di cancellare un elemento, tasto destro, vi dà due opzioni: cancella dal modello o cancella dal diagramma. Cioè, se io cancello qualcosa dal diagramma, ho un'operazione puramente grafica, cioè scompare questo, scompare inoculazione, ok? Però qua rimane. Cioè la verità è rappresentata dal modello, che contiene le classi, gli attributi e tutte le relazioni. Se faccio un'inoculazione mi dice questo, mi dice quali sono i suoi attributi, eccetera, eccetera. E mi dice quali sono, se vado sull'association, le relazioni a cui partecipa. Che siano disegnate o no, ci sono. Se io pasticcio, faccio i disegni, poi cancello, poi rimetto, lì rimangono nel modello tutte le cose che ho fatto intermedie. Infatti quando ho preso figlio mi ha fatto una relazione su se stessa, che secondo me l'avevo fatta in passato come esempio. Ad esempio figlio su figlio, guarda, ce ne sono due addirittura, che è meglio cancellare. No? Quindi ci dobbiamo abituare al fatto che il modello sia uno solo e noi ne disegniamo dei pezzettini, perché ogni volta, magari tutto insieme non ci sta, e ogni volta ne raccontiamo un pezzo. Però la classe figlio che c'è qua e la classe figlio che c'è nel diagramma sono la stessa, hanno gli stessi attributi, partecipano, se cancella un attributo da qua, sparisce anche di là. Okay? Perché in realtà sparisce dal modello. Abbiamo delle liste diverse che lavorano sullo stesso modello, sottostante. Adesso a noi questo non piace tanto perché noi vogliamo fare un modello alternativo. Lo vorremmo fare semplicemente come... Vabbè, facciamolo sapendo che non è la cosa giusta. Quindi dicevamo che noi vogliamo pensare a un modo diverso di modellare questa cosa. Allora, io l'ho pensato con una classe intermedia che potrei chiamare soddisfa, cioè un figlio soddisfa una certa inoculazione di un certo vaccino. Beh, se io voglio posso anche portarmi il vaccino qua dietro, mi arriva già con la sua relazione 1 molti, per ricordarmi cos'è, ma che ci sia disegnato o no è irrilevante, perché tanto c'è questa relazione. E questa relazione di soddisfare può essere soddisfatta attraverso una vaccinazione, e ovviamente non mi lascia, perché dice guarda che c'era già una classe che si chiamava vaccinazione, quindi o vai a prenderti quella classe che si chiama così dal modello, così ti rendi conto che stai prendendo quella, oppure se ne vuoi creare una nuova chiamala in modo diverso. Qui io ne voglio creare una nuova, vaccinazione, anche c'era vaccinazione, dimentichiamola, oppure esenzione. Anche qua, per evitare il nome, chiamiamo esenzione. Veneto. E questa, l'esenzione e la vaccinazione, sono due modi diversi di soddisfare.
Cioè la vaccinazione è un modo di soddisfare un requisito, l'esenzione è un modo di soddisfare un requisito. Quindi queste due le possiamo vedere come sottoclasse di questa. In cui qua nella soddisfa potremmo inserire ad esempio una data, nella vaccinazione invece inseriamo gli effetti avversi, e nell'esenzione invece inseriamo il codice. E ovviamente quindi abbiamo una classe madre che ha due classi figlie. Se vogliamo fare un ragionamento generale, diciamo la vaccinazione è soddisfatta dal figlio? Sì? No. Se è soddisfatta, poi in due modi diversi. Può essere soddisfatta attraverso una vaccinazione o attraverso un'esenzione. Ovviamente nel dettaglio delle due sottoclassi avranno degli attributi diversi che si vanno ad aggiungere all'attributo data che sono entrambe. E poi in particolare, ad esempio, l'esenzione sarà collegata a medico. Al medico che l'ha fatta, che l'ha rilasciata. Mentre invece la vaccinazione no. C'è bisogno di medico, poi dice l'infermiere tra un po' via. Quindi è un modo diverso di leggere queste due relazioni, che qui sono due relazioni parallele in qualche modo, come due casi particolari di una relazione più ampia, più astratta, più di alto livello. Adesso qua non mi piace tantissimo, problema di perdere il fatto che l'esenzione può valere su un vaccino e automaticamente tutti i suoi richiami. La perfezione non ce l'avremo mai, rassegnatevi. Per quanto lo complichiamo, rimane sempre fuori un dettaglio che però si potrebbe fare meglio. Allora, io non consiglierei di andare per questa strada perché mi sembra una complicazione inutile rispetto al tipo di esercizio. Però si può benissimo fare, non è sbagliato, giusto? Magari in altri casi, facendo così, lo si semplifica. Se andiamo a contare le classi di qua e le classi di là, più o meno lo stesso numero. Quindi non è che uno sia tanto più complicato o più semplice dell'altro. Dipende dai casi, dipende dalla linea di ragionamento che fate, magari lo vedete in un certo modo, portate avanti il ragionamento e avete un risultato, oppure un ragionamento diverso. E dipende anche dalla complessità. Cioè, se devo fare una certa scelta più che un'altra, magari lo semplifico o mi permette di esprimere meglio. Questo esprime, se vogliamo, meglio, più fedelmente la realtà, l'altro lo esprime in modo un po' più generico, forse un pochino più sintetico, siamo lì. E tanto per fare qualche esempio del fatto che esistono 100 soluzioni diverse, tutte giuste al 98%, forse nessuna al 100% vero, perché è sempre un modello, quindi sempre un'approssimazione, e poi va bene, uno può sbagliare, fare delle cose errate. Ma ci sono sempre varianti possibili. Domande su questo? Abbiamo abbastanza sviscerato. Sì, dimmi. Sì? Com'è legato l'esenzione al vaccino o all'operazione? Attraverso soddisfa? Sì, allora, ripeto la domanda, proprio per l'esenzione. Dice, in questo caso qua, ad esempio esenzione, come faccio a vedere a quale figlio o a quale inoculazione è legato? E perché l'esenzione in realtà è un soddisfa. E un soddisfa ha una relazione 1-1 da un lato sul figlio e dall'altro sull'inoculazione. Questa relazione di generalizzazione non dobbiamo pensarla come una relazione normale in cui c'è un elemento di esenzione e un elemento soddisfa. È lo stesso. Quindi nel momento in cui dico io sono un'esenzione, vuol dire che io ho tutto ciò che ha un soddisfa. Ho una data, ho una relazione di qua e una relazione di là. È come, immaginatevi queste sottoclassi come se fossero dentro alla classe, solo che nel disegno non si può, come se fossero dentro la classe soddisfa, un sottoinsieme, no? Un subset. Quindi tutto ciò che fa soddisfa lo fa anche esenzione. Quindi automaticamente la sottoclasse eredita le relazioni a cui partecipa la superclasse.
con la stessa cardinalità. Poi, se vuole, se ce n'è bisogno, ne ha altre relazioni di sue proprietarie, private. Infatti la sottoclasse è una specializzazione, fa tutto ciò che fa la classe madre, più altre cose, più ha un altro attributo, più ha un'altra relazione. Ma tutto ciò che fa la classe non è possibile sottrarre quando uno fa una specializzazione. Non posso avere una sottoclasse che faccia meno rispetto a quanto può fare la superclasse, cioè non fare la sottoclasse. Quindi mi viene gratis, in qualche modo, la partecipazione a questa relazione, la sua cardinalità e così via. Perché sono uno di questi. Okay. Dicevamo, sempre rimanendo, diciamo così, a livello di fare esercizi su questo tema, avete qualche eventualmente dubbio che vogliamo in questa mezz'oretta sciogliere sull'esercizio di ieri? No, non siete particolarmente entusiasti? E allora, peggio per voi, iniziamo magari a dare un'occhiata a un altro caso, no? Dico iniziamo perché in mezz'oretta non usciremo sicuramente terminato. Sì, dimmi. Volevo chiedere una cosa sull'esercitazione di ieri. Ah, vedi, quando ti tiro fuori l'altro tema d'esame, saltano fuori le domande. No, dai, ciao, dimmi. Allora, nel secondo esercizio, cioè, sì. Che un film occupa una posizione all'interno di un settore di un certo tipo di servizio. Sì. Mi chiedevo a questo punto se usare una classe di associazioni, cioè sì, una classe di associazione o un altro tipo di classe della settimana. Allora, il punto è questo. Della collocazione, giusto? Questo paragrafo, che dice che per ogni film nota la collocazione all'interno di ciascun centro di servizio e poi ti dice che cosa, di quali variabili consiste, di quali informazioni consiste la collocazione, il settore, la posizione, eccetera, eccetera. E ciascun settore ha un codice numerico univoco all'interno del centro di servizi. Quindi avrò sicuramente film, avrò sicuramente centro di servizio e poi mi chiedo, la collocazione è semplicemente un'informazione sull'associazione o è una classe vera e propria? Ok? Allora proviamo a disegnarlo, perché sennò a parole mi perdo io per primo. Sì? Quindi abbiamo la classe film, la classe centro di servizio e vogliamo dire che questo film è collocato presso il centro di servizio. Allora, la versione, c'è due versioni alternative, o una è questa, il film è presso un centro di servizio collocato in un certo scaffale string e un certo numero di copie era che è un intero, giusto? L'altra possibilità era film centro di servizio altra classe collocazione. Così. Allora, qual è la differenza fondamentale tra questi due? La differenza fondamentale è il nome dello scaffale o della collocazione. Immaginiamo nel caso di sopra di non avere film. Vuol dire che ho dei centri di servizio che esistono, ma non so quanti scaffali abbiano, quante collocazioni abbiano. Non ho
informazione sul loro magazzino. E quindi solamente nel momento in cui mi arriva un film da collocare dirò con questa relazione collocata: questo film l'ho messo nello scaffale B4, scaffale di ripiano 4, ma fino ad un attimo prima non sapevo neppure che B4 esistesse. Quindi se mi chiedessero quali sono gli scaffali liberi, non lo so, io ti so solo dire gli scaffali che contengono almeno un film. Ok? Viceversa, in questo secondo caso, adesso mettiamo poi a posto le cardinalità, quindi ragioniamo sui concetti, anche non avendo film, io ti dico che un centro di servizio, ce ne sono 7 a Torino, nel primo centro di servizio ci sono questi scaffali, A1, B2, B3, C4. Nel secondo centro di servizio ci sono questi altri scaffali, così via. Che esistono, li conosco, posso dire quanto sono capienti, tutto quello che volete, indipendentemente da ciò che contengono. Allora, a me piace molto di più questa seconda, perché altrimenti a seconda del film che prendo, sposto, aggiungo, tolgo, questi scaffali vanno e vengono, un po' li vedo, un po' non li vedo. Allora, se devo gestire un magazzino, prima cosa è sapere quanto è grosso il magazzino, quanto spazio c'è, poi dopo decido cosa mettersi dentro. Allora, dal punto di vista puramente della movimentazione dei film, questo potrebbe anche andarmi bene, perché se serve un film so dov'è, ma nel momento in cui aggiungo un film nuovo non ho, il mio sistema informativo non ha modo di dirmi dove lo posso collocare, perché tutti gli scaffali che non sono occupati non li conosce proprio, mentre qua sì. E quindi posso anche andare a chiedermi qual è lo scaffale che è sul posto libero. Ok? Cardinalità. Film, centro di servizio. Il film in quanti centri di servizio può essere? Uno o molti. Vabbè, che il centro di servizio possa contenere molti film lo diamo per scontato, no? Se no cosa lo costruiamo a fare? Ma un film in quanti centri di servizio può essere? Uno o molti? Perché avete paura di rispondere? Dipende da come intende come film. In realtà c'è già scritto come intende come film qua, per chi ha occhi per leggere. Se per film intendo la singola cassetta, il singolo DVD, allora può essere in un posto solo. Se per film intendo Armageddon, film schifosissimo, di cui ho 100 copie perché nessuno le prende, ma questo è il tipo del film, non è la cassetta, quel film lì ne avrò 100 copie. Allora, in quel caso, se questo è un film, può essere, o meglio, le sue copie possono essere depositate in più centri di servizio, le divido un po' di qua, un po' di là. E questo dubbio c'è sempre, sto parlando del prodotto o dell'oggetto? Sto parlando di un concetto astratto film di cui esistono tante copie fisiche, e quindi descrivo i termini generali comuni a tutte queste copie fisiche, oppure sto parlando della singola copia fisica? Allora, normalmente se noi gestiamo un magazzino di beni di questo genere, io avrò molti, si fa magazzino, parla di codici semplicemente, anziché di prodotti, ma molti codici diversi, molti tipi di prodotti diversi, di ciascuno dei quali ne avrò una giacenza pari a 70 copie, 40 copie, 22 copie. Però parlo a livello di prodotto, non a livello di singolo oggetto, solitamente. Come faccio a capire, di nuovo non è una regola ferrea, ma come faccio a capire se mi conviene ragionare in termini di prodotto o in termini di oggetto, singolo oggetto, o di tutte e due, perché poi spesso nel sistema informativo sono due classi, una che descrive il prodotto e l'altra che descrive il singolo oggetto. Quando è che mi serve descrivere il singolo oggetto? Quando gli oggetti sono
non sono indistinguibili, scusate la doppia negazione, cioè ognuno di essi ha qualcosa di speciale. Se io sto trattando le bottigliette dell'acqua, sono tutte uguali, l'unica informazione che mi serve è quante ce ne sono. Il codice a barre che c'è sopra non è il codice a barre della bottiglietta, è il codice a barre delle bottigliette, cioè c'erano tutto identico. Ok? Se invece compro un telefono cellulare, invece ciascuno ha il suo codice dentro scritto. Sembrano uguali da fuori, ma in realtà dentro hanno un numero di serie univoco. Allora mi interessa sapere quale ho venduto a chi, per evitare che poi me lo porti in riparazione un altro e chissà che giri fanno. Allora in quel caso ho il codice generale che mi rappresenta questo modello di telefono, ma poi ho un'altra classe che mi rappresenta le singole istanze di telefoni, perché sono, non sono intercambiabili, non sono indistinguibili. Ciascuna ha una sua informazione. Ok? Quindi cerchiamo sempre di chiederci questa domanda: sto parlando dell'insieme, del codice, del prodotto o sto parlando dell'oggetto? Sto trattando oggetti di consumo, quasi sempre ragiono del codice. Se tratto, che ne so, oggetti d'arte, allora sono pezzi unici, non c'è quasi un livello di codice, c'è un livello solamente del pezzo unico. Se tratto automobili sono a via di mezzo, perché ho un modello, una marca e poi la singola auto che ha una targa specifica. Quindi dobbiamo sempre chiederci a che livello siamo. Qua è implicito il livello prodotto. Quindi questo film, poverino, lui avrà un titolo. Guarda che bello che compare in parallelo sotto. Mi sento. Avrò un anno di pubblicazione. Vabbè, e così via. Non metto gli attori perché gli attori non sono nella classe, sono una relazione. Ok. Allora, tutto questo discorso per dire che qua c'è una cardinalità molti. Anzi, una cardinalità la cui somma delle cardinalità deve essere uguale alla somma delle copie. Cioè, se questo film è in tre centri di servizio, in ciascuno dei quali è in un certo numero di copie. E sotto? Beh, sotto anche, nel senso che, vabbè, innanzitutto ho la parte destra che è la descrizione di come è fatto il mio magazzino. Quindi questa relazione qua è una relazione uno a molti, il centro servizio è fatto di tante collocazioni. Addirittura io ci metterei una parte di come relazione. Le collocazioni, gli scaffali, che mettete come volete, sono parte del centro di servizio. Per chiarezza, no? È comunque una relazione uno a molti, quindi di qua è sicuramente uno e di là è sicuramente molti. E il numero di copie però dove lo metto? Perché io sono stato attento a non metterlo. Il numero di copie va dentro collocazione, che poi legato ovviamente a che cardinalità ci metto di qua. Cos'è collocazione? È uno scaffale. E su questo scaffale quanti film ci stanno? Quanti tipi di film ci stanno? Beh, molti su scaffale ampio, no? Quindi, visto che qua posso avere su quello scaffale molti tipi di film diversi, non vuol dire molte cassette, ok? Vuol dire molte cassette, ma queste cassette sono di film diversi. Quindi su questo scaffale ci sono questo qui, quest'altro, quest'altro, quest'altro. E quindi il numero di copie messo qua non ha senso, perché non so più di chi sia il numero di copie. Viceversa, quel film abbiamo detto che lo dividiamo in più centri di servizio e quindi avrà più collocazioni diverse. Alcune delle sue copie saranno collocate in un certo luogo, altre delle sue copie saranno collocate in altri luoghi. E quindi il numero di copie non lo posso mettere in film. O meglio, in film potrei mettere il numero di copie totale, ma poi il numero di copie specifiche che ho messo in questo scaffale non è un attributo di film. Se non è di qua, non è di là, è meglio.
questa deve diventare una classe di associazione in cui ci metto il numero di copie di questo film che è finito in questo scaffale. Altrimenti è un'informazione che non posso mettere. Quindi stoccato. Così. E la posizione dello scaffale non c'entra messo nell'attributo? C'era anche una posizione all'interno dello scaffale, me la sono persa. La posizione all'interno del settore, sì, la posizione all'interno del settore parla di settore e posizione. Io l'ho riassunto in uno scaffale, quindi anziché scrivere scaffale potete mettere settore e posizione. Perché alla fine è la decomposizione del centro di servizio. E non è una posizione univoca, ok? Perché sto dicendo che in quella posizione ci stanno tanti film, in una variabile, quindi non è il posto 27, non è l'armadietto numero 8. E comunque io immaginavo, quando avevo scritto questo testo, scaffali e ripiani, quindi la coordinate, di solito in magazzino abbiamo coordinate su più livelli, ma poi non si arriva mai alla coordinata del singolo elemento, una determinata coordinata c'è sempre un insieme di oggetti. Quindi in questo caso sì, sarei dovuto, anziché scaffale, scrivere due attributi diversi, lo rileggo di nuovo, che sono settore e posizione. Allora, queste due dal punto di vista del film sono equivalenti, dal punto di vista del magazzino è molto meglio la seconda. Quindi dovresti scegliere, sceglierei assolutamente la seconda. Già che ci siamo, come abbiamo modellato gli attori, i registi, eccetera? Vi dico come li modellerei io. Un film può avere più attori. Un film normalmente ha un regista solo. Quindi avremo una relazione uno a molti con attore e uno a uno, cioè scusate, molti a uno, però diciamo, adesso lo disegniamo così capiamo meglio con una parola, con un autore, con un regista solo. Però colui che è l'attore di un film può essere regista in un altro. Allora, l'essere attore o l'essere regista non è proprietà della persona, dell'artista, ma è il ruolo con cui gioca, interviene in quel film. Quindi non ha senso, mi spiace perché l'ha fatto, avere una classe attore e una classe regista, perché in realtà sono due classi che rappresentano lo stesso insieme di artisti, perché lo stesso artista può essere attore in un film, può essere regista in un altro. Quindi il modo migliore è di avere un'unica classe artista col suo nome, col suo cognome, quello che volete, e poi dire che questo artista faceva parte del cast di un film, quindi attore, e o poteva essere regista di un film. Dove la differenza è che la relazione tra film e attore è una relazione uno a molti, la relazione tra film e regista è una relazione invece a uno. Ovviamente dall'altro lato queste relazioni sono sempre a molti, nel senso che un attore può sempre, se non è proprio incapace, fare più di un film, e un regista può sempre fare più di un film, dirigere più di un film. Dimmi.
regista dentro film. Regista è una persona, non è un nome, non è una stringa di testo. Perché vuoi distruggere quello, l'ego di quel regista e dire no, ma tu sei solamente una stringa di testo messa qua dentro? Perché se me lo metti qua, tu non potrai mai dire dimmi quali sono i film in cui questo regista ha recitato, eccetera. Ti diventa semplicemente un campo accessorio. Ho già una tabella che mi contiene gli artisti, la uso. Volendo uno può dire, ma no, è importante per gli attori dire se sono il primo, il secondo, il terzo, no? Nell'elenco degli attori del film, cioè il più importante, il personaggio principale, il secondo e il terzo. Se vi interessa, allora questa qua la trasformate in una association class in cui c'è un attributo numerico, ordine, numero d'ordine, primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Così non sapete, perché così riusciamo solo a sapere che gli attori di questo film sono questo pool di persone. Ma non sappiamo qual è più importante o meno. O quanto sono stati pagati, il loro cachet, magari si sono... lo possiamo mettere qua nella classificazione. Le informazioni dei dettagli di quella volta in cui quell'artista ha fatto quel film, come attore, ha recitato in quel film. L'altra difficoltà era il remake. No, la fase del remake. Più o meno. No. Il remake era quando si diceva che un film poteva essere un film nuovo, originale, oppure il remake di un film precedente. Allora, questo è il tipico esempio di una relazione ricorsiva. Allora, anche qui non mettetelo come attributo. Questo film è il remake di un altro. E come attributo che mi mette del titolo di quell'altro film vecchio? E se ne fossero tre con lo stesso titolo, di quale? Se è il remake del remake? No, c'è un io formazione precisa, il remake di quel film. Quindi ho una relazione che mi va a puntare esattamente sul film che mi serve. L'identità di due cose non è mai, non la guardiamo mai attraverso una stringa che è scritta giusta. E questo remake cos'è? Relazione ricorsiva, vuol dire che è un film nuovo che è remake di un film vecchio. Quindi questa relazione ha un lato nuovo che è remake di un film vecchio. Qui sono un po' allo stretto, spostiamo in giù. Prova qua. Quindi avrò un film del 2018 che è un film nuovo, il quale però, guarda caso, è un remake di un vecchio film del 1960. Ovviamente ciascuno, sia quello del 18 che quello del 1960, si porta dietro i loro attori, i loro registi, tutte le cose, cioè sono cose indipendenti. Io so che però un determinato film nuovo, se è un remake, è un remake di un film ben preciso, in termini di cardinalità. Quindi il nuovo è un remake di uno solo, vecchio. Mentre un film, che chiamiamo vecchio con tutto il rispetto, può avere tanti remake.
Se è un film di grande successo avrà 27 remake. E quindi un film vecchio può essere remake di film nuovi in quantità. Oppure nessuno, cioè la cardinalità minima zero, perché può essere, può anche non avere alcun remake. Zero o più. Anche, scusate, anche 0-1 di qua, hai ragione. Perché un film originale non è remake di nessuno, quindi questa cardinalità massima è 1, ma minima è 0. Sì. Anzi, caso normale, speriamo che facciano dei film nuovi di tanto. Ok? Ancora? Allora possiamo interrompere per un quarto d'ora, dopo l'intervallo.